Allora, ciao ragazzi, diciamo con un po' di ritardo, però ci siamo, è arrivato il podcast studio della Behringer e quindi praticamente stavo così, volevo insieme a voi fare questo unboxing per fare vedere un pochettino il contenuto, diciamo, il contenuto interno. Ok, qui abbiamo praticamente la manualistica che riguarda anche diciamo anche la scheda audio. Adesso vado a vedere, quindi c'è praticamente la manualistica sulla scheda audio, la Ucontrol UCA200. Poi uno sticker della Behringer, sempre dell'altra manualistica, un po' manualistica che riguarda, diciamo, in generale il collegamento, cioè i vari collegamenti che si possono fare attraverso, diciamo, questo bundle, questo kit della Behringer, insomma, collegamenti tra il mixer, il microfono, cuffia, scheda audio e portatile, oppure con l'inserimento di una tastiera MIDI. Più o meno, insomma, questa manualistica qua. Praticamente poi abbiamo una manualistica sullo schema del mixer del Behringer Xenix 502, il diagramma. Sempre, diciamo, poi altri manuali che riguardano sempre, diciamo, le apparecchiature. Vabbè, togliamo questa roba da mezzo. Perfetto. Ecco qui praticamente il kit. Vediamo se riusciamo a farlo un attimo vedere all'interno. Allora, abbiamo, questo è l'alimentatore del mixer. Poi abbiamo il microfono, Ultra Voice XM8005, microfono dinamico. Adesso faccio prima vedere i pezzi e poi dopo li togliamo dalla confezione. Cavetteria, diciamo, cavi RCA per il collegamento, diciamo, tra il mixer e la scheda audio. Poi abbiamo le cuffie HPM 1000. Poi il supporto, i due supporti per agganciare, diciamo, per il microfono, supporti per agganciare il microfono,
e poi dopo abbiamo la scheda audio, la U-Control UCA200, due ingressi e due uscite, connessione RCA, e sì, due ingressi e due uscite USB che andremo a collegare poi dopo al mixer, e infine il mixer, il lo Xenix 502, praticamente, dove porta una 5 ingressi, di cui uno microfonico con doppia presa XLR e jack da un quarto, poi 4 ingressi mono oppure due stereo, due bus di ritorno RCA, un canale diciamo di equalizzazione, e poi controllo, diciamo, anche controllo per cuffia e il master, qui anche la presa per la cuffia a jack da un quarto. Ok, cerchiamo un poco di liberare il tutto. Cerchiamo di liberare il tutto. E cerchiamo un po' di approntare questi collegamenti. Allora, questo diciamo è il microfono, questo dovrebbe andare giustamente qua. Questa è la parte che va collegata e abitata il microfono. Ok, appoggiare praticamente così, ecco. Allora, cominciamo a togliere questo, poi allora abbiamo quindi il microfono, questo è il microfono e dovrebbe andare collegato così, questo. Ecco. Questo è il microfono, che dovrebbe andare collegata così. Allora, questo è il microfono, poi andiamo il microfono. Mixerino, facciamo rivedere il mixerino,
scheda audio. Eccolo. Ecco, qui andiamo, la cavetteria. Abbiamo la coppia, diciamo, di jack che c'è. Andremo a collegare al mixer. Colleghiamo ingresso all'uscita. Abbiamo collegato l'ingresso della EDCA sul mixer Xenix 502 all'uscita della UCA 200. Perfetto. E poi dopo colleghiamo l'uscita sul mixer poi qui invece mettiamo l'uscita sul mixer, la colleghiamo all'ingresso della scheda audio della U-Control. È tutto abbastanza ergonomico. Questo è il cavo XLR che andremo a collegare, diciamo, al microfono. Allora, quindi colleghiamo prima la presa XLR, ecco qua, alla presa XLR e poi qui ecco qui al microfono della Behringer. Perfetto, questa cosa che si muove un po'. Ok, allora adesso colleghiamo praticamente la scheda audio al portatile. Io ho il portatile, ho un Asus X54C e come sistema operativo praticamente io utilizzo KX Studio, una distribuzione dedicata, diciamo, alla
allo specifico alla produzione audio e video su su GNU Linux. Allora, adesso colleghiamo alla presa USB la scheda audio. Ecco qua, che subito viene, vedete, riconosciuta con la lucetta verde, che è l'indicatore praticamente che sta ad indicare che la scheda è stata comunque riconosciuta ed è in attività. Poi, ultimo passaggio, ultimo passaggio, colleghiamo la cuffia. Colleghiamo la cuffia. Ecco qua. Colleghiamo sempre dentro la cuffia qui all'uscita cuffia. Ecco. La cuffia pure l'abbiamo messa. E poi dopo non ci rimane altro che attaccare l'alimentatore al mixer. Allora, attacchiamo l'alimentatore al mixer. Dovete un po' scusare, ragazzi, se diciamo la lunghezza, anche perché io comunque non è che sono un po' tanto abituato a fare, diciamo, questi video così di unboxing come vedo dagli altri ragazzi, però spinto sia dalla passione per comunque, diciamo, la musica, per che comunque io, diciamo, ho questa propensione. Ecco qua, attacchiamo qui. Qua non va, vediamo se qua va. Ecco qua. Allora, adesso subito vediamo se il mixer funziona. Vediamo un poco. Allora, andiamo a attaccare qua. Quindi questo dovrebbe andare, questo va sopra, questo va sopra, allora.
attimo solo, la luce la riesco a vedere. Ecco qua. Ecco qua. Ecco, sembra che sia andato, eh? Sembra che sia andato. La luce, la lucetta accesa, Paolo, risulta. E quindi dovrebbe essere andato con un po' di ecco qua. Adesso non ci rimane altro che collegare praticamente la scheda audio l'abbiamo collegata, e quindi ragazzi adesso praticamente questa prima parte la termino qua, questa prima parte la termino qui, perché adesso praticamente andrò a settare, siccome come ho detto sto con KX Studio sul mio Linux, andrò a settare la scheda audio diciamo della Behringer, che al momento stavo registrando diciamo questa prima parte, l'ho registrata con la scheda interna nel frattempo che facevo tutti i collegamenti, e poi collegherò anche diciamo il microcord al mixer e farò questa prova, ovviamente non avendo le casse esterne come vi ho detto prima, cioè quindi io mi ascolterò, vedrò se il tutto funziona stando con la cuffia collegata. Poi quando andrò ad esportare diciamo l'audio e farò il montaggio video, e andrò a valutare poi insieme a voi se comunque insomma funziona il tutto in modo il modo corretto. Quindi io nel frattempo stacco, questa diciamo è la prima parte, un po' vi ho fatto un po' vedere questo kit bundle della Behringer che si chiama Podcast Studio USB, che contiene praticamente un piccolo mixer, un microfono dinamico, una cuffia, una piccola scheda audio USB, diciamo che con queste piccole componenti ci si può sia divertire nell'ambito dell'home recording, del podcasting, perché no, diciamo anche magari in un ambiente trattato, è possibile anche usare diciamo questa apparecchiatura in un modo professionale anziché diciamo hobbistico, come poi dopo un po' mi limito a fare io. Allora io per il momento stacco e poi dopo faccio questa prova per vedere se funziona con gli strumenti collegati, anche se funziona la scheda audio con il microfono. A dopo, ciao ragazzi.